Salve a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Etopone. Allora, è mercoledì sera, sono le 21:40. Avrei dovuto farvi uscire oggi l'episodio di Pokémon Blu, ma non ho avuto tempo di registrarlo, quindi lo registriamo adesso che sarebbe dovuto uscire da un pezzo. Comunque, sono a Zafferanopoli e ho appena parlato con questo tizio che mi ha dato la MT-29 che contiene Psychico. Contate ragazzi che sono entrato in questa casa a caso, che strana cosa che ho detto. Ho parlato con lui e mi ha dato la roba, quindi a sto punto ho salvato il gioco in questo momento e vabbè, avete soltanto perso che lui mi ha consegnato l'MT, niente di che. Comunque, forse potrei insegnarla a qualcuno, vediamo. Ah, a Gastly posso insegnarla. E dai, su, Gastly, imparala, imparala. Da queste parti c'è anche una ragazza che ci darà mimica. Intanto non fate caso a questo scemo del Team Rocket che rompe le balle perché siamo appena passati. Senti zio, io voglio soltanto conversare con te, stai carmo. Usiamo sta bicicletta, regà. Vabbè, regà, io direi, affrontiamo la palestra dei Pokémon di tipo lotta. Ci guadagniamo o Hitmonlee o Hitmonchan. Tanto regà, io ve lo dico, sono Pokémon che posso benissimo prendermi coi trucchi, quindi non importa chi piamo. Vabbè, tanto dobbiamo affrontare tutti questi scemi. Stai varcando il nostro dojo karate. E vabbè, dai zio, combattiamo. Cintura nera, c'hai solo 3 Pokémon. Allora iniziamo con un bel taglietto. Oh, già mi ha ucciso sto infame. No, non va bene zio, non va bene. Vai su, pensaci tu, Diglett, fossa e pigliate questo. Di nuovo fossa, pigliate questo, di nuovo fossa, pigliate questo. E mi hai ucciso anche stavolta. Gastly, pensaci tu, psichico. Oh, super efficace, ok, Gastly, ci devi andare avanti te allora, Che qua con te è tutto super efficace. Sta per usare Monkey. Vai di nuovo, psichico. E zap, t'abbiamo ucciso. Una bella leccatina a sta scimmietta. E Shaone, dai su, 2 leccatine, famo. Sta per usare Primeape. Ah, quanto sei bello Primeape. Vai con Stordiraggio e pam. Di nuovo Stordiraggio. Ah, niente, ma ho usato il fulmine sguardo. Ombra notturna. Ok, di nuovo ombra notturna. Vai con Psichico. Dai, da su che sta per crepare. In tutto questo Gastly non me l'hanno toccato, regà. Sta ancora 50 punti vita. Bellissimo. E abbiamo sconfitto sto cintura nera. Andiamo avanti. Che mi dici te? Mi dicono che sei in gamba, allora ti mostralo. Va bene. Non ti preoccupare. Pigliate questo. Psichico, ciao ne Machop. Dai su, sta per usare Machok. E di nuovo psichico. Ammazza, quanto sei brutto Machok comunque. Quanto sei brutto, soprattutto quella faccia da rana che c'hai. Vabbè, ombra notturna, dai. Ma il bello è che non mi stanno toccando, raga. Secondo me sono tutti attacchi che non possono toccarmi. Non lo so, vabbè. Leccatina. Posso leccare i tuoi bellissimi muscoli? Oh, ti darei un punto. 800 sbleuri, grazie mille. Non mi spaventa proprio niente. Mi alleno spaccando rocce. Ah, ce n'è solo uno, vabbè. Beccati sto psichico. Beccate sto psichico e buonanotte. Ciao, zio. Oh, raga, questi sono tutte pippe. E Gastly si evolve! Gastly si evolve, signori! Gastly si evolve! Gastly si evolve. L'abbiamo visto a razzo, ma si è evoluto. Dai, andiamo avanti. Togliti le scarpe. Guarda zio, io sto in cammino da chissà quanto tempo. Non mi sono mai tolto le scarpe, quindi non so quanto ci tieni alla tua igiene. Vabbè, adesso Hunter, pensaci tu, vai con psichico. E ciao ne manchi. Vabbè, abbiamo capito così, abbiamo capito così. Psichico di nuovo, ciao ne manchi. Psichico di nuovo. Ah, non posso più usarlo, vabbè. Ombra notturna. Stordiraggio. Leccata. Vabbè raga, andiamo se deleccata che tanto questo è confuso, non ci può toccare. Ma veramente raga, ma che cosa ho creato? Ah vabbè, e mo c'è questo qui, io devo andare avanti e niente, mi ha fermato. Sono il maestro di karate, sono il capo qui, vuoi sfidarci? Non avremo pietà. Senti, ho usato un Pokémon solo e vi ho riempito de botte. Quindi è quello che farò pure con te. Tiè, leccate sta leccata. Guarda, ci andiamo deleccata raga, ci andiamo deleccata tutto sto tempo. Sto leccando praticamente il piede di Hitmonlee, ma questi sono dettagli. Ecco, dai, andiamo avanti. Olè. Buonanotte, Hitmonlee. E ora Hitmonchan, vabbè, noi continuiamo ad usare la leccata di Hunter, che come vedete non lo stanno toccando. Ah, ecco, mi ha preso. È riuscito a prendermi, come non detto. No, vabbè, raga, Hunter è fortissimo. Niente, ho finito anche le leccate. Vabbè, a sto punto usiamo Stordiraggio. Niente, vabbè, magari si ammazza da solo. E infatti, ho battuto cintura nera. Grande, grande. Ebbene sì, ho perso, ma ti supplico non prendere il nostro emblema come trofeo. In cambio, ti darò un Pokémon forte e valoroso. Scegli quello che preferisci. Ah, intanto guardate, ragazzi, questi come ballano. Vabbè, raga, io ne pio uno a caso. Questo chi è? È Hitmonlee. E adesso andiamo a prenderci altro Pokémon. Che dite?
Bellsprout a livello 16? Vabbè, dai, proviamoci. Sarai tu il nostro riempitivo, mi dispiace, ma già ne abbiamo uno. Vai, The Mega Ball. Oh, l'abbiamo preso. Trasferito al PC di Bill. Parliamo con questa ragazza e facciamo lo scambio. Pokémon giallo. Ecco qui, raga. Centro scambi. Vabbè, parliamo con me stesso. Una cosa. Scambiamo Haunter, Magmar. Così almeno col pretesto ci riempiamo il Pokédex. Ok, aspettate, aspettate, magari ci fa vedere l'evoluzione, magari ce la fa vedere. Eccolo che si evolve. Eccolo qua, Hunter si è evoluto in Gengar. E infatti qua gli sprite sono diversi. Così potete anche vedere la differenza tra Pokémon rosso, blu e tra Pokémon giallo. Ok, benissimo. Adesso attiviamo i cheats. Andiamo nell'erba. Eccolo qua Hitmonchan, che appare col glitch perché giustamente voleva darmi qualcos'altro. Ok, Firo va al livello 100, ragazzi, ma qua abbiamo usato i trucchi pure troppo. E quindi vai, tiriamo via la Master Ball, lo acchiappavo. E voilà, l'abbiamo preso. Usiamo Firov e ci ritiriamo Hitmonchan. Come vedete sta a livello 3, noi dobbiamo portarlo a livello 30. E come facciamo? Con le caramelle rare, ovviamente. Tutte a Hitmonchan, ragazzi. Ecco fatto, ora possiamo ritrasferirlo. Ecco fatto, ragazzi. Da notare che Hitmonlee è un po' più c'ha un po' più dei punti vita, eh. Statistiche, cosa ci offre Hitmonchan? Cometa pugno e agilità. Vabbè, vabbè, poi ti facciamo imparare qualcosa col tempo. Tu invece che c'hai? Doppio calcio e meditazione. Va bene, va benissimo. Ragazzi, possiamo avventurarci nella Steel Spano. Vabbè, qua non c'è assolutamente niente. Ma qua ci sono le pedane infami. Come si farà? Oh, che cacchio, questo m'ha visto. Vabbè, raga, sconfiggiamolo e basta. Psichico. Vai, pensaci tu nel dubbio, Gengar. Pensaci tu, tanto con uno psichico questi li stendiamo in due secondi. Mazza, raga, io non pensavo che Gengar fosse così potente. Non me l'aspettavo proprio. Dai, su, un'ombretta notturna e ciao. Dai, c'è l'ultimo Pokémon, usiamo Oddish. Vai su, taglio. Ah, sei un infame, mi abbiamo ucciso. Va bene. Hitmonchan, pensaci a te, com'è da pugno. Ah, non l'ho preso. È agilità. Com'è da pugno. Oh, mazza quanto vi ha menato, regà. Ha colpito, penso, 3 volte. Ho fallito, se vede. Si fonderà con il Team Rocket. Sì, ma nel mentre t'ho ucciso, vedete? No, regà, questo m'ha visto, ma che è lo scienziato. E vabbè. C'hai Magnemite? Vabbè, io ho lo psichico che ti stende subito. Stai per cambiare in Voltorb? Va bene, stavolta andiamo Hitmonlee. Mazza, si sono proprio sprecati con sto sprite. Ma che cos'è, una patata? Vabbè, doppio calcio. Oh, mazza, raga, Hitmonlee e Hitmonchan melano, eh. Hitmonlee. Cioè, sono proprio due Pokémon molto simpatici. Cioè, adesso c'è Magneton, ma lo prendiamo a calci pure lui. Famo un calcio per ogni Magnemite appiccicato, Affrontiamo pure sto scemo. Cubone, vabbè, io c'ho psichico di nuovo. Oh, mazza, pure questo non ha scherzato, Pure questo non ha... Può imparare ipnosi? Ah, vabbè, sì, glielo famo. Leccata, stordiraggio, ombra notturna, che togliamo di mezzo. Dai, togliamo di mezzo stordiraggio, che ci bastava anche paralizzare l'avversario. Sta per usare Zubat. E va bene. Sai che te faccio io? Ti ipnotizzo. No, come non c'è effetto? Ah, no, no, no. Invece sì, l'ho addormentato. Però Cubone, pensaci tu. No, sei già svegliato. Vabbè, osso clava. Dai, dai una clavata in testa. Dai una clavata in testa. No, niente, regà, Però riesce a colpirti da solo. Vabbè, va benissimo. Bellsprout, pensaci tu. Vela in polvere. No, non c'è effetto. Dai, ma che schifo. Hitmonlee, pensaci tu. Calci sto pipistrellino e basta, Qua non se ne può più. No, ma ha confuso pure. Dai, l'abbiamo ucciso, dai, almeno questo. Che mi dici tu? Sono blocchi di teletrasporto. Teletrasporto adatta alla tecnologia. Sì, lo so come funziona, non sta tranquillo. No. Andiamo di qua. Ah, Bonnie, chi sei tu? Cosa fai? Autodistruzione, dai, no, autodistruzione, no. Ma non mi faccio niente dell'autodistruzione, è una mossa inutile. No, raga, dobbiamo per forza affrontare sto tizio per toglierlo dalle scatole. Ah, c'è solo lui? Vabbè, nessun problema. E ciao, te levi di mezzo adesso? Non è molto intelligente provocare il Team Rocket,
Però ti fai sconfiggere dal ragazzo di 10 anni. Che è questo? Oh, l'apri porta finalmente. E apriamo ste porte allora, va? Se mi stanco devi stivare un pisolino. Oh, grazie, abbiamo sbloccato una sorta di centro Pokémon. Perfetto. Ma cosa c'è? No! No, raga, non c'è, credo c'è lui. Vabbè, raga, famo a pezzi pure lui. Psichico. 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 E psichico di nuovo. Sta per usare a Gyarados. Vabbè, di nuovo con psichico. Ci andiamo. No, me l'hai ucciso. Oddish, lo so che sto per fare una scemenza, però bisogna farlo. Taglio. E niente, mi hai ucciso. Bellsprout. Dai, tranquilli, raga, soltanto per livellarvi. Tranquilli. Cacchio, questo c'ha idra di drago. Posso avvelenarti? No. Cuban, dai. Oh, con l'idropompa mi hai stecchito. E sei infame, sei. Come da pugno. Watatatatata. Oh, oh. Menaie, dai. Oh, ti ho visto. No. Hitmonlee. Aspettate, raga, usiamo i revitalizzanti, se no schiattiamo se ci ammazza pure Hitmonlee. Niente, come non detto. Come da pugno. No, no. No. Di nuovo, raga, di nuovo. Compriamoci qualcosa, va. Oh, eccolo, finalmente. Ti ho ritrovato. Il problema è che io sono tutto, non sono a pezzi, praticamente. Ecco, io lo sapevo che finiva così. Lo sapevo. Mi serve un Pokémon elettrico. Bon, levate. Voltorb, ritorna da noi. Ragazzi, sentite, io qua salvo il gioco. Ci vediamo più avanti quando avrò passato quel pezzo contro Strunza, perché sennò non se ne esce. Alla prossima, gente.